Ciao, sono Fani e in questo video oggi andiamo a unboxare e recensire questa mini sega circolare che mi è appena arrivata. Quindi adesso andiamo a aprirla insieme, vediamo che cosa contiene, facciamo qualche test e ovviamente le mie solite considerazioni. Ok, andiamo a vedere cosa contiene la scatola. Abbiamo ovviamente il manuale di istruzioni in inglese. Vari accessori come condotto d'aspirazione, qui vedo un goniometro, una guida, una cinghia di ricambio e ovviamente la macchina in sé. Dunque funziona ovviamente a 220 volts, presa asciugo, 480 watt di potenza, 8800 giri al minuto per la sua lama da 60 mm, quindi una lama piccolina, non so dirvi il numero dei denti. Sul manuale dice che taglia fino a 13 mm, quindi sostanzialmente è una macchina piccola, però 13 mm non è neanche poco. Adesso vi do giusto qualche misura: è larga 27 centimetri e profonda 20, escluso il tubo di aspirazione. Ok, ve la faccio vedere un po' nel dettaglio. Sicuramente una macchina portatile, la copertura si abbassa perfettamente. Per il condotto d'aspirazione c'è questo adattatore in gomma da montagli. Dopo andiamo a vedere i diametri che supporta questa. La cinghia probabilmente per ricambiare sotto il motore. Spazzole di ricambio, goniometro e guida parallela, se così possiamo chiamarla. Questa si infila da qua. Esatto. Due chiavi a brugola. Praticamente queste servono a cambiare la lama, quindi dopo andiamo a provare a smontarla e proviamo a vedere come si sostituisce la lama. Ok, vado subito a provare a attaccargli l'aspirazione e poi non resta che fare qualche taglio. Dunque, tubo di aspirazione da 38 mm che si riduce a 36 con la sua riduzione. Parlo di diametri esterni, quindi dovete valutare voi cosa mettere. Eventualmente, se avete il classico tubo dell'aspirapolvere come il mio, vanno bene i tubi da idraulica. Questi qua io mi trovo benissimo con questi, li uso un sacco per l'aspirazione. Questo qui è da 40, si aggancia perfettamente qui dentro e si collega all'aspirazione, quindi potete benissimo realizzarvi un impianto di aspirazione fai da te in modo facile e veloce. Ok, proviamo subito a tagliare qualcosa. Io adesso userò un pistrato da 4 mm, giusto per fare qualche prova. Cuffie di protezione sempre, mi raccomando. Adesso vediamo come funziona questa sega. L'accendo e proviamo a fare qualche taglio. Ok, devo dire che si comporta bene. L'aspirazione direi che funziona perfettamente, grazie anche a questo coperchietto che è anche per salvaguardare le dita, quindi tenetelo sempre abbassato. Ho avuto solo un piccolo problemino qua sulla lama dietro, ma perché probabilmente col trasporto si è un po' deformato e quindi non è proprio precisissimo. Adesso ho messo la Dima a 50, la guida parallela. Vediamo. Devo dire che è precisa. I tagli angolati me li fa bene, quindi sicuramente con multistrato va benissimo. Adesso vorrei provare a tagliare qualcosa di un po' più alto, visto che fa fino a 13 mm. Proviamo a tagliare qualcosa da 13. Fa fino a 13 mm proprio perché appunto la lama è fissa, non è regolabile in altezza, quindi anche a voler provare a tagliare qualcosa di più alto non si può perché la lama è fissata al motore direttamente così. Quindi
Adesso provo a cercare qualche pezzo di legno un po' più alto e facciamo qualche taglio ancora. Ok, mi sono preso del abete da 8 mm, 9 anzi, e un pezzo di multistrato da 10. Quindi adesso andiamo a tagliare questi due materiali qua, vediamo un po' come si comporta. Vorrei provare magari prima a troncare un pezzettino per poi passare a sfilare. Quindi magari provo a impostare questa. Sì, anche se la mettiamo a 0 gradi, giustamente è studiata per me, per non essere tagliata dalla lama. Quindi adesso la imposto a 0. Ovviamente la precisione non è millimetrica, micrometrica, perché appunto è un goniometro di plastica. Comunque anche su un bancosega come il mio della Bosch c'è su il goniometro in plastica. Quindi voi basta che vi dotate di una squadretta e vi regolate lo squadro così. Il gioco non c'è, non ha gioco, quindi già quello è buono, però magari avrei pensato a uno stile T-track qui, ovviamente la guida laterale bisogna sfilarla per inserirla, non va appoggiata ma va sfilata sul piano in alluminio, mi sono dimenticato di dirlo, piano in alluminio, le misure sono incise quindi non verranno via, vabbè adesso proviamo a fare qualche taglio ancora e vediamo come si comporta. Adesso vorrei provare un attimo a smontarla, vedere com'è il cambio lama, se è semplice e vediamo com'è fatta dentro. Ho staccato la spina, ovviamente. Ok, per cambiare la lama, qui sulla parte superiore abbiamo una fessura, infiliamo la brugola quella più piccola, in questo modo. Dopodiché possiamo agire sulla lama e tirarla via e eventualmente sostituirla. Bene, il video è terminato, faccio qualche considerazione finale. Perché dovreste comprare questa sega? Dovreste comprarla se fate lavoretti piccoli, come ad esempio lavorare il multistrato o piccoli pannellini sotto i 13 mm, meglio 10 diciamo. Per fare questi lavoretti qua va benissimo. Piccole cose, diciamo che è molto precisa, è pochissimo ingombrante, quindi potete magari averla anche in casa. Per chi non ha la possibilità o non ha lo spazio di un laboratorio, un garage, una cantina, quello che è, può benissimo usarla in casa, anche perché fa pochissima polvere e quel poco di polvere che produce lo potete usare potete aspirarlo con l'aspirapolvere grazie al condotto di aspirazione che abbiamo visto. Con le sue riduzioni potete attaccargli il classico tubo d'aspirapolvere. Se non riuscite a trovare quello giusto, compratevi le riduzioni delle tubazioni, quelle idrauliche, tubazioni idrauliche, quelle grigie, quelle lì si trovano veramente di ogni misura e io le uso per tutto il mio impianto di aspirazione. Se non avete visto il mio impianto di aspirazione, trovate il video sul canale. Questa macchina da 480 watt comunque ha una discreta potenza, quindi per fare questi lavoretti qua va benissimo. La guida parallela, abbiamo detto, è molto precisa, non me l'aspettavo, ma è molto precisa. Il goniometro ha poco gioco, ovviamente non dovete guardare la scala graduata che c'è su perché è stampata, quindi non è precisa al millimetro. Comunque, se dovete tagliare a squadro, procuratevi una squadretta, la regolate così e usate la squadretta. Se invece
vi servono da fare un'angolazione, procuratevi un goniometro, magari digitale, così riuscite a dargli l'angolazione che vi serve. Protezione della lama, mi raccomando, sempre, sempre chiusa. Aiutate l'aspirazione e salvaguardate le dita. Piano in alluminio, devo dire che è molto stabile, molto liscio, quindi scorre via bene il pezzo. E niente, incluso nella confezione, appunto, abbiamo visto. C'è una cinghia, le spazzole di ricambio, le brugole per sostituire la lama, che è molto facile da cambiare, abbiamo visto. Qui sotto in descrizione trovate il link di acquisto per questa sega circolare. Al momento che sta uscendo il video e quindi che sto registrando, è in super offerta, cioè scontata del 40% con spedizione gratuita dall'Europa. Quindi in una settimana l'avete a casa e non pagate nemmeno la spedizione. Quindi non fatevela scappare, andate a cliccare ovviamente sul link qui sotto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e spuntare la campanella così da rimanere aggiornati e avere una notifica quando esce un nuovo video, cosa che non succede molto di frequente e neanche in modo regolare purtroppo. Quindi spuntando la campanella verrete avvisati che ho pubblicato qualcosa. E vi invito anche a seguirmi su Instagram dove pubblico magari aggiornamenti, news, anticipazioni, spoiler di cose come questa. Per esempio, chi mi segue già sapeva dell'uscita di questa sega e sa anche perché ce l'ho in mano. Quindi seguitemi su Instagram così potete rimanere aggiornati. Bene, io vi do appuntamento al prossimo video.